Io do il benvenuto qui nella mia scuola Ars Nova Danza di San Gennaro Vesuviano a una grandissima ballerina. A una grandissima ballerina, a un'étoile, alla regina della danza, la signora Carla Fracci. E al maestro Beppe Menegatti, nonché il marito della signora Fracci, regista di tantissime creazioni idealizzate per, troppo gentile, per la signora Fracci. Grazie, grazie mille. Grazie per aver accettato il mio invito. Per me è un onore grandissimo, tanta è l'emozione, perché grazie a lei, grazie alle sue molteplici interpretazioni, i numerosi balletti classici che mi sono innamorata della danza, e tantissimo, lei è il nostro idolo, il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua umanità sono gli elementi che concorrono comunque a fare di lei una persona speciale. Grazie, grazie mille. Grazie per questa bella accoglienza. Siete così gentili e le parole che avete espresso nei miei riguardi insomma, è chiaro che sono gratificazioni. E sono anche grandi soddisfazioni di avere, con una grande responsabilità che ho comunque avuto negli anni, di avvicinare i giovani alla danza. Io parlo di tanti anni fa, abbiamo fatto con Beppe naturalmente, con l'aiuto, come del resto Adele ha un grande sostegno che è il marito. E questo bisogna riconoscerlo, eh? E questi sono i valori così importanti della vita. E sono contenta di essere qua e spero anche di tornare, naturalmente, di tornare. Tornerà. Pensate che io ho cominciato senza sapere cosa fosse la danza. Voi siete fortunati perché scegliete di fare la danza, io non l'avevo scelta, e questa è una cosa abbastanza curiosa. Comunque bisogna ricordare che c'è solo lavoro, non ci sono fantasie, non ci sono le bacchette magiche, bisogna solo lavorare, e questo è... Quando ti chiedono qual è il segreto è questo, ve l'ho detto. Ringrazio te, perché portare avanti il discorso danza, che allora appunto era un po' poche le scuole private, poco anche di quello che produceva un teatro per la danza. Ma ora sono felice perché le scuole, questo è importante, che siano state avvicinate tanti giovani a queste scuole e che ci sono delle persone che credono alla danza, e per cui questo è una grande fortuna. Molto, molto carine. Allora, che mi dite voi adesso? Volete diventare? Ballerina! Io sono il suo figlio che vi volevo mangiare di questa ballerina. Francesco, io ho un figlio che si chiama Francesco. Ah, che carino! Poi c'era Federica che vi volevo mangiare di pera a nome di tutti gli allievi. Grazie Federica.
Sì. L'avete vista? Grazie, e poi va un applauso alla vostra maestra e ai vostri maestri. Va bene.